Bonjour ragazzi, anche oggi nuovo vlog, lo inizio dal lettone, qua dietro a me c'è un intruso. Salve signor gatto intruso. Come mai sei qui sul letto tu? Come mai? Ho trovato la porta aperta e tu eri qua e io sono venuto. Dov'è gatta Stellina? Gatta Stellina non ci ha sentiti ancora di là che dorme. Buongiorno amore mio caro Lember. Buongiorno pacioccone mio, guarda che pancia che hai, tutta morbida, morbida e soffice, soffice. Sei la mia nuvoletta? Sei la mia nuvoletta tutta bianca? Sì, un poco arancione, la mia nuvoletta soffice. Quanti baci, grazie amore mio di tanti baci che mi dai, di tanti baci. Vabbè, sorvoliamo che i gatti si sono ormai abituati a venire sul letto quando filmo i vlog, perché vado a prendere la videocamera, lascio la porta aperta e naturalmente si fiondano. Strano che gatta Stellina non ci sia, ma probabilmente dorme e non si è resa conto che Denver è venuto di qua, altrimenti correva. Lei è sempre, sempre felicissima se può venire sul lettone. Comunque, ragazzi, bonjour. Oggi è una giornata un po' schifosa per quanto riguarda il tempo. Io non ho cose particolarmente interessanti da fare. Oltre al fatto che, vabbè, devo naturalmente lavorare al computer come al solito, approfitterò e farò le cosine che devo fare in centro, devo andare anche in posta. Tanto per cambiare, sto sempre sempre alla posta. Ma ultimamente ho venduto un sacco di roba che non utilizzavo mai, tra accessori, borse che non utilizzavo mai. Nel frattempo Denver sta parlando. Non so se lo sentite, ma lui sta facendo un discorso tutto suo. Sì, amore mio. Sì, amore mio. Poi sono felicissima perché ho prenotato il biglietto e nel fine settimana vado su a trovare Demelza e Vic nei Paesi Bassi, anche perché Demelza ha bisogno di me, è un periodo un po' particolare per quanto riguarda la sua salute, quindi sono molto contenta di starle vicino e di poterla aiutare quando sarò da lei. E poi sto organizzando un altro viaggio, quello di cui vi parlavo, che è super 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 emozionante, non vedo l'ora, sarà prestissimo perché è il prossimo mese, quindi saprete prestissimo di che cosa si tratta, e per me è veramente un sogno che si avvera, ma ho visto che in tanti già avete indovinato. Oh, gatta Stellina è arrivata. Buongiorno, gatta Stellina. Ti sei svegliata, gatta Stellina? Non ti eri accorta che stavo qua con Gato Dever? Ciao. Sedere in faccia, massima espressione di affetto per Audrey. Gatta Stellina, ho capito. Gatta Stellina, sempre la faccia arrabbiata, gatta Stellina. Ma sì. Ma sì, ma sì. È ora di alzarsi, gattoni! È ora di alzarsi, gattoni! Dai, gatta Stellina, su! Dai, gatta Stellina, su! Dai, gatto Denver! Alziamoci, gattoni! Alziamoci, gattoni! Doccia fatta! Oggi non lavo i capelli perché li ho levati ieri, quindi andremo di shampoo secco, ragazzi! Mi hanno detto che veramente lavarli troppo spesso fa malissimo, quindi sto cercando di trattenermi, perché se fosse per me li laverei ogni giorno. Figuratevi che quando sono tornata da Amsterdam di nuovo in Italia e ho notato che i capelli mi si sporcavano molto più in fretta per via dello smog, li lavavo ogni giorno. Poi ho iniziato un giorno sì, un giorno no. Adesso sto cercando di resistere 2 giorni, ma è dura. Prendo crema per gli occhi che è là. Devo abbassarmi altrimenti non mi vedete. Forse se metto la videocamera qua. Ok, così è decisamente meglio. Sto usando la crema occhi Coco Smooth di Hello Body. Bisogna agitarla un pochino. Amo questi prodotti perché sono fatti con ingredienti naturali e non mi danno problemi di pelle, sono super super idratanti. La crema occhi, la crema viso sono fantastici. In particolare mi piace quella la crema viso notte, che vi farò vedere magari stasera. Questo contorno occhi mi piace usarlo specialmente la mattina perché è leggero, idrata bene, ma è leggero e non mi lascia quella patina bianca che certe creme mi lasciano, perché poi se devo truccarmi è logico che non va bene. Come crema viso invece utilizzo la Coco Day, la Detox Daily Face Cream. Mamma mia ragazzi, è un profumo di coco che è qualcosa di spettacolare, specialmente se siete fissati con il coco come me. Mi raccomando sempre, anzi applichiamone ancora un po', sempre la crema anche sul collo, décolleté, non dimentichiamo, e anche dietro le orecchie, ragazzi. Tra l'altro sto indossando il mio nuovo orecchino a 3 stelline oggi di Miss Soma, non è bellissimo? Devo fare soltanto ancora lo scrub per le labbra oggi, ma lo faremo alla postazione trucco. Adesso mi vesto. Momento trucco, ragazzi, oggi sono total black.
il lip scrub, perché ne ho davvero bisogno, specialmente in inverno ho sempre le labbra super screpolate e un sacco di pellicine che mi cadono, non so perché. Questo è il Coco Kiss Lip Scrub di Hello Body. Ho iniziato nuovamente a lavorare con questo brand da poco e sono stra felice, perché sono prodotti che apprezzo da anni, dalla prima volta in cui ho collaborato con loro, tipo quando stavo ancora ad Amsterdam, quindi ne sono passati di anni e sono felicissima di aver iniziato nuovamente questa collaborazione con Hello Body, con questo brand, perché i loro prodotti hanno un'altissima percentuale di ingredienti naturali che va dal 98 al 100%, quindi sono praticamente perfetti gli inci, non contengono siliconi, non contengono parabeni, non contengono schifezze e sono prodotti che funzionano e soprattutto sono delicati su tutti i tipi di pelle. Ok, direi che ci siamo. E tra l'altro non sono testati su animali, quindi sono anche cruelty free, che è anche una cosa importantissima. Ok, dopo aver fatto lo scrub le mie labbra sono sempre scurissime, non chiedetemi perché, è così. Adesso, prima di iniziare a truccarmi assolutamente, altrimenti si screpolano subito, vado a stendere il lip balm. Vado ad usare Coco Rich, che è appunto un super idratante per le labbra. Devo sempre idratare molto bene le labbra prima di iniziare a truccarmi, altrimenti ora che arrivo rossetto sono già tutte secche. Molto meglio. E tra l'altro, ragazzi, io ho un codice sconto. Mi chiedete sempre i codici sconto. Ci tengo a ripetere e a ribadire che io non ci guadagno mai nulla sui codici sconto, per policy proprio del mio canale che ho scelto e decido io. Non voglio guadagnare sulle vendite degli altri. Non guadagno mai percentuali e roba del genere. Quindi proprio solo un codice sconto se vi interessa provare questi prodotti, che sono davvero fantastici. E il mio codice, comunque ve lo metterò in sovraimpressione, è KISS40, e con questo codice, con una spesa minima di 79 euro, ragazzi, avete il 40% di sconto, quindi approfittatene se volete provare questi prodotti, è davvero il momento giusto per farlo. Metterò il link all'acquisto comunque qua sotto nel box informazioni, così basta che clicchiate e andate sul sito di Hello Body, e vi metterò anche il codice sconto KISS40 sempre giù nel box informazioni, così potete vedere subito tutto. Altro prodotto che vado a stendere sul viso è l'Aloe Drops Daily Face Glow Booster. Questo è un prodotto che ho iniziato ad usare 2 o 3 giorni fa, e ne metto proprio poche goccioline e lo picchietto su tutto il viso, perché così mi mantiene l'idratazione. Mamma mia, un profumo buonissimo. E mi mantiene l'idratazione a lungo, perché insisto specialmente nelle zone in cui la mia pelle è più secca, tipo sulle guance. E inizio il trucco con il mio The Professional Pearl Primer di Benefit. Vado sempre ad applicarne troppo, lo so, mi rendo conto, ma è l'unico modo per far durare bene il fondotinta, non so perché. Forse ho questa convinzione che più ne metto più la base durerà, anche se non è esattamente così. Come fondotinta vado ad utilizzare lo Stay Naked di Urban Decay. Questo fondotinta credo abbia un sottotono un po' troppo giallino per la mia pelle, però è un fondotinta, scusate, prendo lo specchietto. È un fondotinta però con cui mi sono sempre trovata bene, anche se non ha una coprenza tanto alta quanto mi piace solitamente, ma approfitto per utilizzarlo quando non ho tantissime imperfezioni. In questo momento infatti la mia pelle si sta comportando abbastanza bene. Adesso battiamo sul legno, perché sicuro domani mi sveglio con 2 brufolazzi enormi, però per il momento si sta comportando abbastanza bene. Correttore It Cosmetics, questo lo conoscete bene, è il Bye Bye Under Eye e continua a piacermi un sacco, e lo metto in abbondanza. Uso la cipria di Mesauda in polvere libera, la cipria trasparente, per andare a fissare subito il correttore. Adesso faccio così, stendo il correttore su un occhio, lo sfumo subito e poi ci metto subito la cipria, così ho notato che non va a finirmi nelle pieghette, che è una cosa odiosissima. Quindi adesso facciamo l'altro occhio. Terre blush come sempre dalla mia Cheek Leaders palette, uso la Hoola come terra e il Dandelion come blush. Comunque ragazzi, volevo raccontarvi di quello che sta succedendo e che è successo di nuovo la scorsa notte, e ho avuto una paura che non vi dico, perché ovviamente da sola in casa
hanno iniziato nuovamente a suonarmi al campanello e la scorsa notte è successo a mezzanotte e mezza, ragazzi, io avevo una paura. Non so spiegarvi, essendo sola in casa, non sapendo il perché di questa cosa, a parte che sta andando avanti da 3 anni ormai, e già ve ne avevo parlato, ma una volta succedeva 10, 10 e mezza, 11, adesso sta iniziando a mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una, sempre orari più allucinanti e mamma mia, mi sono spaventata tantissimo. Poi andavo a vedere se la luce era accesa oppure no, ascoltavo se c'erano rumori. Poi di notte, attorno alle 3, c'era tipo un suono fuori, costante, uguale, tipo clic, clic, clac, clic, clic, clac. E io non riuscivo a capire che cosa fosse. Poi ero quasi tentata di aprire la porta, poi mi sono detta no, perché se qualcuno fa questo rumore apposta, perché cioè, in modo che io poi vado ad aprire la porta è meglio non farlo, quindi non l'ho fatto, ma questo rumore è andato avanti per un bel po'. E tra il campanello, che poi ha suonato pure a lungo, capito? Mezzanotte e mezza, ma chi sei tu per venire a fare delle cose del genere? Io posso capire nel pomeriggio, uno passa, magari vede il mio nome, dice vabbè, vabbè, lei è quella di YouTube, le facciamo uno scherzo. Io posso quasi capire, anche se non lo farei mai e non riesco a concepire una cosa del genere, perché io manco da ragazzina mi mettevo a suonare i campanelli e scappare, perché è una cosa da dementi, però posso quasi capire se lo fanno dei ragazzini la mattina o il pomeriggio, posso quasi capirlo, ma uno che lo fa a mezzanotte e mezza è una persona adulta che se ne va in giro a mezzanotte e mezza, quindi non sono ragazzini, ma anche se fossero ragazzini, a quell'ora dubito, ma comunque ci sarà qualcuno che ti ha insegnato l'educazione che non puoi disturbare, spaventare la gente nel cuore della notte, non è normale. Cioè, il fatto che io sia su YouTube non è che lo rende normale, non è che ti assolve da un eventuale problema giudiziario. Vabbè, cioè io non riesco veramente, non concepisco la gente che cosa ha nella testa per mettersi a fare cose del genere, che boh, veramente non capisco. Quello che mi dà fastidio è che comunque, vabbè, a parte che non mi svegliano mai, perché io sono sempre sveglia la notte, quindi non mi svegliano mai, quello, cioè manco capisco avere forse pensano di svegliarmi e quindi hanno questa specie di non lo so, pensano di svegliarmi e quindi hanno questa specie di soddisfazione che però in realtà non esiste, quindi però mi spaventa tantissimo e a parte che sono incavolata nera per questo fatto e stamattina ancora mi sono svegliata e ero ancora scossa, figuratevi. No comment, no comment. I downside di avere un canale YouTube, evidentemente, sono questi. Questi e altri, di cui abbiamo parlato spesso. Però non riesco veramente a concepire il genere umano io a volte. Comunque, vabbè. Piccola parentesi, volevo solo farvi sapere. Mettete in conto anche queste cose se volete diventare influencer. Comunque, allora, non volevo fare tantissimo trucco oggi sugli occhi perché volevo puntare tutto sulle labbra e mettere un bel rossetto rosso, quindi vado a mettere il primer Fenty Beauty e poi andiamo semplicemente a stendere un color carne. Allora, sì, abbiamo applicato il color carne, adesso volevo semplicemente andare a stendere un sacco di mascara. Pieghiamo le ciglia prima, anche se ho fatto il lash lift, ma ho bagnato le ciglia involontariamente prima delle 24 ore dopo averlo fatto e mi sa che infatti hanno un po' perso la piega e il colore perché mi sono completamente dimenticata. E quando sono andata a struccarmi la sera, invece di andare solo sulle palpebre perché non avevo mascara, sono andata tranquillamente a struccare tutto. Poi mi sono resa conto, no! Ma ormai era troppo tardi ed effettivamente il lash lift un pochino ha perso, un pochino dovevo ricordarmi, non è la prima volta che mi succede. Che poi avevo le ciglia finte, ragazzi, mamma mia, io non so, avete mai provato la colla duo? Ah, tra l'altro il mascara che sto usando è quello di Fenty Beauty, come si chiama? Si chiama Full Frontal, non è niente male questo mascara, vi dirò. E volevo dirvi che ho usato per la prima volta la colla duo nera
Oh mio Dio, ragazzi, è la cosa peggiore che io abbia mai provato al mondo. Praticamente, essendo nera, ti lascia un sacco di residui che poi non riesci a togliere perché le ciglia sono nere e tu non vedi la colla e quindi è impossibile da togliere completamente e mi si è appiccicata su tutte le ciglia per giorni e forse adesso non ho più residui, non vi dico altro, dopo tipo una settimana è stata un'esperienza terrificante. E matita sopracciglia uso quella di Benefit, questa è la Brow Contour Pro e come al solito vado ad usare la lighter shade e questa è in brown medium, quindi la deeper shade è un pochino troppo scura per me. Vabbè che si può anche usare in realtà la light shade per la prima parte del sopracciglio e poi la darker shade per la seconda parte del sopracciglio, teoricamente è così che andrebbe fatto, ma noi siamo pigri ragazzi e quindi usiamo una tonalità per tutto il sopracciglio, perlomeno oggi. Come rossetto invece voglio usare questo di Wycon Cosmetics, che mi fate sempre domande quando lo indosso, ed è lui, è un rosso bellissimo, è il Velvet Lips, colorazione The Red, numero 511, The Red, il rosso. Forse le sopracciglia oggi sono un pochino troppo scure, non lo so, che ne dite, ma col rossetto dovremmo compensare. Guardate che meraviglia, il colore è stupendo. L'ho usato in un tutorial, nel tutorial che ho fatto in collaborazione con Wycon su Instagram. Ok, trucco completato ragazzi. Anzi no, l'illuminante, visto? Mi dimentico sempre l'illuminante. E poi devo sempre ritoccare il rossetto illuminante. Uso questo pennellino di Urban Decay. Sempre il Dandelion, ovviamente questo è il Twinkle, che però non è il mio illuminante preferito perché ce ne sono di più strong. Anzi, consigliatemi un illuminante. Qual è l'illuminante più accecante che conosciate, che abbiate mai visto? Sono curiosa perché adesso che mi sono appassionata di più agli illuminanti, non mi basta mai. Io voglio essere sempre più luccicosa. Questo è ottimo, ma dà un effetto naturale, portabile. Quindi voglio magari provare qualcosa di un attimino più esagerato, ragazzi, consigliatemi. Ok, naso, tu, e arco di Cupido. E poi, come sempre, devo andare a ritoccare il rossetto. E voilà, ragazzi, adesso il trucco è veramente completo. Devo soltanto spruzzare il mio spray fissante. Questo è Hangover Prime Hangover Spray Fixing Spray di Too Faced, versione anguria. Quindi è un profumo buonissimo all'anguria. Ok, look di oggi completo. Ho semplicemente tirato i capelli all'indietro, tipo effetto lifting, e appunto il look è super semplice, con solo tantissimo mascara, base, sopracciglia e rossetto rosso, ragazzi. Ok, adesso in realtà non esco subito, ma mi metto al montaggio del video che deve uscire oggi alle 17:30 e dopodiché invece esco. E mentre monterò il video faremo una colazioncina tarda, questo yogurt di soia con fragole, ragazzi. È appena arrivato il corriere, ragazzi, che mi ha portato la cosina che avevo ordinato su Valentino e sono questi orecchini che ovviamente sto già indossando, messi subito, provati subitissimo. Sono questi orecchini che io trovo stupendi e questa è la scatolina, così riuscite a vedere anche il modello magari se vi interessa. Questi sono tutti i dettagli e questo è il codice. E sì, questa vabbè è la fattura, l'etichetta e questa la dust bag piccolina per gli orecchini. Sono molto contenta di questo acquisto, erano già sold out sul sito Luisa via Roma e invece poi li ho trovati proprio sul sito di Valentino,
Che cosa ne dite? Io sono super super happy per questo acquisto. Lo so, mi sto toccando la coda miliardi di volte. Comunque super super contenta. Che cosa ne dite voi? Eccoci ragazzi, sono con mio papà. Ciao papà. Ciao. Comunque, outfit è questo oggi. Total black con la cintura Dior e leggings neri, scarponcini neri, i nuovi orecchini di Valentino e la sciandellina rossa e coda alta. Non ho potuto farla più alta di così perché altrimenti si vedono l'extension. Pranzetto tardo per me, i tortellini con panna e prosciutto che hanno un profumino, ragazzi, e poi rigorosamente Coca Zero con cannuccia. Buon appetito. Finalmente ragazzi, ho portato ad aggiustare, cioè aggiustare, ad accorciare il cinturino del mio Cartier. Sono super felice, adesso va molto molto meglio. Ciao gattoni, ciao gattastellina, ciao ciao, eccomi qua. Buonasera Garou Denver. Buonasera Garou Denver. Come i gatto Denver ben sa, come i gatti ben sanno, è l'ora dello snack serale. Allora, oggi abbiamo liquid snack con omega 3, che non è a fuoco. Ok, adesso è a fuoco. Liquid snack con omega 3, gatto Denver. Wow, gatto Denver. E a lui ovviamente andremo ad aggiungere anche i fermenti lattici che deve prendere una volta al giorno per un mese. Pronto per gatta Stellina e per gatto Denver. Vieni gatta Stellina. Tieni, tieni qua gatta Stellina. Toh. E gatto Denver. Buon appetito. Nel frattempo, vabbè, niente di interessante ragazzi, ma sto caricando la lavatrice. 40 gradi, anzi questi sono bianchi, quindi 60 gradi. Alright, adesso aspettiamo. Gatto Denver, vuoi giocare con la pallina? Ah, oggi fai i miagoli silenziosi, caro Denver. Vuoi giocare con la pallina? Gatta Stellina decisamente non ha voglia di giocare con niente e nessuno. Caro Denver! Bah, diciamo che ci va però. Molto lentamente. Ma Garou Denver, ma come? Momento goloso, voglio mangiare un po' di questi cioccolatini che sono buonissimi. Hanno la cioccolata bianca all'esterno e il fondente all'interno, ragazzi, sono pazzeschi. Come potete vedere ne ho già mangiati tre, mi sono arrivati da Ink It. Iniziamo subito. Nel frattempo mi sono messa anche in pigiama, finalmente. Non appena arrivo a casa, lo sapete, devo togliere subito tutto, tutto, anelli, bracciali, vabbè, ho dato la pappa ai gatti, ma poi devo subito togliere tutto, mettermi comoda e così sono super super comoda. Voglio andare a prendere il computer e guardare Avanti un altro, perché oggi mi sono persa la puntata e se mi perdo la puntata di Avanti un altro, assolutamente vado a vederla. In realtà ci ho provato dal computer, cioè ci ho provato dal cellulare, perché come mi avete consigliato voi ho scaricato l'app di Mediaset Play e riesco a vedere tranquillamente dal cellulare le puntate, però non ho mai provato a farlo dal computer. Il problema era proprio appunto che dal computer non riuscivo, quindi poi ok, ho risolto, ho guardato le puntate dal cellulare ma non so come fare dal computer. Adesso vediamo, speriamo di sapere come fare, perché nonostante io sia un influencer, non sono proprio tanto tanto brava per la tecnologia, Quindi vediamo, speriamo, incrociamo le dita perché l'ultima volta si inceppava costantemente. Sembra funzionare, per adesso almeno è partito e non si è inceppato, ragazzi, ma di solito si inceppa con la pubblicità, quindi vedremo, vedremo tra un po'. Questa è fantastica, ragazzi, adoro. Ricordati che devi morire. Vabbè, io li adoro troppo. Morire, ricordati. Sono troppo forti. Ragazzi, io lo ripeto nuovamente, Paolo, Luca, se c'è qualcuno che mi sente da Mediaset, io voglio troppo andare Davanti un altro lì con Luca e Paolo, vi prego, portatemi Davanti un altro perché è tipo il mio sogno più grande. Seguo questa trasmissione dall'inizio, cioè momento veramente fangirl, ma davvero ragazzi, seguo Avanti un altro dall'inizio, adoro, adoro, e il mio sogno è veramente andare lì un giorno e conoscere Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che conosco Paolo dai tempi di Bim Bum Bam, che lo seguo
ragazzi, vabbè, adesso mi godo la puntata. E oltre ai cioccolatini, nel frattempo sto mangiando anche questi riccioli di cioccolata, che in realtà dovrebbero servire per la cioccolata calda, ma sono troppo buoni, e questi biscotti di San Valentino. I love you more than chocolate. Sono buonissimi. Finito avanti un altro, mi sono un po' sbavata con il rossetto, ma tanto adesso togliamo tutto quanto. Finalmente facciamo respirare un po' la pelle. Comunque ho guardato due puntate di avanti un altro e non si è bloccato, ragazzi. E vai. Allora, posiziono la videocamera qui, vi posiziono sul mobiletto del bagno e vado a prendere l'acqua micellare. Eccola qua, uso l'aloe acqua, l'acqua micellare di Hello Body. Come sapete, il mio prodotto struccante preferito in assoluto è l'acqua micellare. Sono super delicate e questa in particolare è super delicata, va benissimo per occhi, viso, labbra, e quindi è super comodo secondo me usare un prodotto unico. Togliamo anche il nostro meraviglioso rossetto, ragazzi. Come sempre, dopo essermi struccata con l'acqua micellare, vado a detergere il viso nuovamente, perché va lavato due volte, la prima per rimuovere il trucco, la seconda proprio per lavare la pelle. Ed ho utilizzato l'Aloe Wash, il Daily Face Cleansing Gel di Hello Body. Vado ad usare nuovamente la Coco Smooth, la crema per il contorno occhi. Specialmente la sera abbondo con la crema, come se non ci fosse un domani, ragazzi, perché mi piace lasciare uno strato, non voglio dire generoso, però uno strato sottile su tutto il contorno occhi, in modo che durante la notte non vada a seccarsi questa zona. Poi porto la crema anche qui lungo i, come si chiamano? Non mi ricordo, stessa cosa dall'altra parte, ma sono tutte zone dove compaiono le rughe e quindi mi piace lasciare queste zone super idratate e, diciamo, bagnate con la crema tutta la notte, ok? Poi quello che rimane sul polpastrello lo applico anche sul contorno labbra superiore. E poi, ultimo step, applico la crema notte Cara Balm. Guance un po' poco su mento e fronte, più che altro insisto sulle guance, sulla zona del contorno labbra, contorno naso, e poi quello che mi rimane lo picchietto un po' su fronte e mento. E adesso, ragazzi, è l'ora della nanna, è veramente tardissimo, io devo assolutamente andare a nanna, quindi buonanotte mia family, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, ciao!